Non seguirò la massa, starterò con ciò che voglio io. Aspettiamo che l'anda degli evocatori si sbaghi, perché? Ce la farà il nostro eroe anche senza l'aiuto del suo fedele midlaner? Mavri 2 triggered, Mavri 2 triggered. Perché senza l'aiuto del midlaner? Oh mio dio, abbiamo dei problemi qua, eh? Casi l'altro ieri, ma sì, ma poi adesso stanno riaumentando i casi, quindi vabbè, ho capito che per tutta la vita non farò più niente, ragazzi, mangerò brioche e basta. Un giorno affumichiamo un salmone che facciamo la pasta col salmone in live. Potremmo fare una live. Allora, io ragazzi domani sera, sapete che venerdì non ci sono, sono con un mio cugino, non Fieric, l'altro. E facciamo una bella serata in cui ceniamo. Potremmo fare la live dove cuciniamo. Farà tipo la carbonara oppure la matriciana, non so cosa faremo. Attaccate, attaccate finché c'è la bandiera qui. Quando se ne va andate via. Ok, andate via. Tipo è morto, aveva 30 anni ma tutti sprecati. Sì, ma questi cazzo di Covid party negli Stati Uniti sono proprio stupidi. Ciao Federica, finalmente è arrivata. Mi stavi mancando molto, cazzo. Oh, adesso che ci sei tu mi sento molto più forte. È arrivata Federica, ragazzi. Siete contenti in chat? Sei cugino di Fieric, ciao Luca. Wow, non lo sapevo. Anche tu vivi a Bologna come Fieric, esatto. E beh, non lo dico sempre, però ogni tanto lo dico e ogni tanto lo scoprite. Federica, la mia nemica. Sì, un'altra donna. Posso massaggiarti i capelli con uno stracchino? Ma come ti vengono in mente queste cose? Sta arrivando. È morto, è morto. Madonna, lancia tutta quanta dritta lì. L'ha presa. Va bene. Ma che cazzo vuoi, minion di merda? Ma seguimi un po' di più, va. Andiamo a fare questo. Guardate come gli ho infilato la lancia tutta dritta. Li ho anche rossi. Ah, li è rossi, quindi se metti il bianco sul rosso, che succede? Rosa, diventa rosa. Con lo stracchino. Torno mid, ma è già lì quello, ha tippato. Ha usato il... Non avevo visto Mastery, my bad. Va bene, me ne torno a farmare i cazzi miei. Deflagra lo stracchino come una meretrice. Va bene. Muori, cazzo! No, Mastery dopo. No! Mastery è già fiddato. This is a real problem for us. Non ho mai giocato Jarvan, Federica. Prima ho giocato Janna full AP mid e ho preso S. Che lo è? Siamo in silver. Mastery è gold, Vayne è gold. Dovrebbe essere così. Silver gold. Abbastanza alto come elo. Però siamo in normal, quindi chi se ne fotte, no, dell'elo. Sono dei gold ma valgono come diamond. Mastery è gold. Ecco. Jinx, fidanziamoci, quando vuoi, così. Una ragazza qui in game scrive, fidanziamoci a casa.
Dissocio dall'amore. Oh ragazzi, quanto amore che facciamo nascere in questa live. Nella live di Cugino Rap sboccia l'amore, ragazzi. Andate a spargerlo in giro, che così arriva più gente, arrivano le coppiette che vogliono trovare... Anzi no, non le coppiette, perché se sono coppiette stanno già insieme. Vabbè, avete capito. Io credo che nel titolo Epico Gambero poi realizzo era un cornetto. No! Lissonges, sì, ma è un cazzo, è una cazzo di brioche. Solo che Twitch, su Twitch sembra un cazzo di gamberetto. Posso farci niente, Twitch scamma la gente, non sono io. Ok, questo lo prendo io. Arrivando top lane, ma non hai mana, quindi penso che sarà un gank a vuoto, però vai vai. Vaffanculo. Neanche lui ha mana. Se avessi pushato la lei un po' più velocemente mi lasciavi anche recollare. Oh vai, mamma mia. Problema, perdonami, gioco troppo aggressivo. Tranquillo, devo buttarmi subito nel bus. Nel bus? Ah, ok, nel bus. Va bene. Però anche nel bus sembrava bella. Era molto divertente come cosa. Vero pur? Vediamo cosa ne pensa pur Sonality. Passiamo la parola a lui. Sotto il bus. Oh bene, finalmente hanno fatto questo cazzo di drago inutile. Così io mi posso prendere quelli utili che spawneranno dopo. Oh, sono al 6. Finally, vengo a gankare mid. Ha guardato quel figlio di puttana? Benissimo. E però se ci vai aggressivo prima ancora che io sono vicino... Poi succede che non combiniamo una sega, attenzione, sto arrivando però. Ha flashato il figlio di puttana. Benissimo. Un alleato è stato ucciso. Master Yi è bello fed. Nessuna tregua per i malvagi. Quante cazzo di pink ci sono? C'è una pink qua, toglila. Addirittura, ma pure i piccioni mi si è fatto. Quelli piccoli però. Andiamo a fare il Giorgio. Anche se forse trovo lui dal Giorgio, eh. Vieni, un attimo. Senza farti vedere da qua sotto. Trovami avversari più forti. 2-1 ce lo facciamo, sto bastardo. Ok, non c'è. Io ci sono per fightarlo, eh. Ok, niente. Vai via, vai via. Allora. Loro hanno un Master Yi che scioglie la gente. Però hanno anche molti CC e anche danni AP. Però i Tabi forse non sono male. Anche se non hanno davvero tanta gente che autoattacca. Ciao cugino, chi hai giocato stasera? Ho giocato Janna full AP mid e adesso Jarvan. Come Jarvan vorrei provarlo in futuro. Forte, forte. Master Yi qua. Lasciatemi la kill. Grazie. Arrivando bot. Lasciatemi la kill e via. Mamma mia, fagli una W che muore questa puttana, vai che esplode, cazzo, sì, falla esplodere! Madonna, la lancia in faccia!
sono morto. E diamo lo shutdown a Lux, signori. Che forse però non è worth. O forse sì. Via, scappa Gianna, scappa Gianna. Sei in pericolo, Gianna. Attenzione Jinx, sei in pericolo tu adesso. Non passare per di lì. Potevi autoattaccarlo, mo non ti poteva fare più niente. Poi hai dato attacchi e l'ammazzavi. Oppure si scappa. Facciamo questo. Arrivo. Beh ragazzi, è stato un bel dive alla fine. Lo vorrei imparare. Io vorrei imparare la mid. Brava Federica, me la insegni rap? Se vuoi ti insegno anche un'altra cosa. No, mi dissocio. Povera Federica, chissà cosa pensa. Tutte le volte abusata con queste battute. È mezzanotte, tanti auguri di compleanno a Dimitri. Dimitri, buon compleanno, auguri. Grandissimo Dimitri. Grazie Willy Lorbo per gli auguri, come sempre, da ormai 10 anni che fa gli auguri tutti i giorni. Grazie mille, signor Mattia. Da Shaya. Auguri Dimitri. Figli maschi. Grazie, poi sei puntualissimo. Tutti i giorni a mezzanotte non se ne perde uno. Dimitri Vegas. Io ammazzo questo, raga. Ce la farò? Pam! T'ho inzuppato proprio. Mi ho inzuppato il lancillotto. Arrivo botlane, arrivo bot. Che calma. Mi sa che botlane è un po' facappato. Cugino Raff, ci serve il tuo aiuto. Cugino Raff, ci sta, arriva subito il cugino Raff. Vabbè, sta arrivando. Mi ricorda qualcosa questa scena. Zappata. Allora io faccio il red e poi facciamo il drago. Va bene ragazzi, è un buon piano. Red e drago. L'ha presa tutta la lancia, eh sì. Ma io ho smettato questo, so coglione. Vabbè raga, facciamo finta che ce l'ho. I nemici non lo sanno. Se loro non lo sanno, non verranno a contestare. Post. GG. Sta arrivando mid. E vabbè, easy. Allora. Ragazzi, chi ha capito la citazione di cugino Raff? Vediamo se in chat sono... se sanno a cosa si riferisce. Hai visto, Fede? Sono esplosi come delle puttane. Molto bene. Attenzione, mid! Bene. Yanbeck, Trinity... E tanti saluti, Master Emo. Lo apriamo, in teoria. Mi serve un ultimo oggetto per aprirlo. La DD. Ragazzi, vi ricordo a tutti i nuovi che state passando. Sto facendo la Z Challenge. Cos'è? Devo giocare tutti i champion dalla A alla Z e prendersi con tutti. Lasciate un follow al canale se vi piace questa cosa. Molto bene, basta. Oh, farmiamo la mid. Andiamo bot. Ma che succede bot? È stato avvistato qualcuno. Qua c'è uno Ziggs. Spaccato. Vabbè, senti. Tamo. Il lancione lungo proprio. L'ho allungato per lei. E vabbè.
Grande ex che spammi le emote senza avere il sub. Lui è un vero uomo. Lui ha speso i punti per riscattare le emote. Bravo ex. Poi c'è chi ha il sub e non lo fa. Pensa a te. Ancora auguri Dimitri per il tuo compleanno. Jinx, perdonami, sono Namba. Sì, cioè, tranquilla, io ho sbagliato rune. Andiamo bene, cazzo. Va bene, ragazzi, ovviamente vi prendo in giro, mi voglio bene, lo sapete. Ciazzo le moto un minuto, vai, off, così potete spammarle. Bravi, ragazzi, vivo la mia vita un quarto di miglia alla volta. Bravo, ex. Cioè, invece chi la vive tutta. Questi rally a matta. GG. Qualcuno qui vuole essere divato. La la la. Benissimo. Eccovi il dive. Adesso arrivo a cugino Raffa, ragazzi. Prima magari mi curo. Tac, tac, tac. Sta arrivando, vai, vai. No, no, c'è Mastery. Via, via, via. Disingaggiare, disingaggiare. Sono in quattro. Hanno usato pure il potere dell'Herald. Sono in cinque adesso. Vai, togliete l'Herald. A posto. Uno ha ultato. Cazzo, my bad, non devo lanciarmi così diritto. Vai, vai, Kiana se li fa tutti. Puck. Continua a correre, continua a correre. Bravo. Benissimo. Benissimo. Allora, cosa mi compro? Facciamo questo, va. Una volta un Jarvan mi ha divato ed ha intrappolato un suo compagno sotto torre. Bravo. Bravo questo Jarvan. Ah. C'è il drago da fare, ragazzi. Andiamo a prendere sto cazzo di drago. Punto esclamativo Johnny per partecipare alla lotteria per vincere punti inutili che vi daranno una skin. Cosa? Ecco, lo sapevo, andava anche codice. Rushiamo il drago. Vai, abbiamo pure Irelia, abbiamo il potere delle lame. È rimasto con 15 HP. Mamma mia, raga. Unlucky. Mamma mia, unlucky, raga. Sto cazzo di Mastery. Sono due partite che lo abbiamo contro e scioglie tutti. Porca puttana. Vabbè. La gente non sa giocare altro. Ma va bene. Champ. No, è che dopo due partite... Ok, basta. Perché c'è proprio un campione brutto. Fa quegli oggetti lì, fa danno per forza, attacchi base. Va bene, va bene. Lì dobbiamo lasciare un po' più il drago, ragazzi.
Bene, bene, bene. Facciamo Zix. La facciamo? Zix lo smonto. Bravo, grazie. Che casino che fa la lancia di Jarvan comunque. Spangs, boom, sbang. Sta arrivando mid. Stiamo perdendo la partita, cazzo. Eh sì, sembra di sì. Poi la cosa bella, ragazzi, è che là, dal drago, oltre ad avermi rubato il drago, mi ha stunnato quella cazzo di Vayne contro al muro. Questo, mentre facevo il salto. Arrivando top lane, va bene. Arrivo. Ok. Scusate ragazzi, ma mi si erano scaricate le cuffie delle... le batterie delle cuffie. Ora ci siamo. Sto aspettando il Giorgio che spawni. Al muro, come piace a noi. Contro Master Yi. Forse la Tormail può andare bene come oggetto. Intanto ci facciamo questo. Oddio, non ha armor in realtà, quindi anche magari prendersi un po' di letality e shottarlo non sarebbe una brutta idea. Master Yi botlane, sto arrivando! Scappate, scappate, arrivo da qua, arrivo da qua! Attenzione Raid, lì ci sono due nemici. E infatti ti hanno ucciso. Comunque leggeri contro Master Yi, no, perché comunque sia non lo slow. A questo punto ti prendi la ti prendi la Torme, così subisce danni ogni volta che ti tira un altro attacco, tanto non lo puoi sloware. Ok. Dalla live lo sento dopo che ci sono due nemici. Ma io sono in chat vocale. Non mi sentite in chat vocale, ragazzi? Vabbè, io ammazzo questo qua. Chi è che ha il salto più forte, eh? Sta arrivando. Affanculo tutti a casa vostra, cazzo. Fate le vostre cose a casa vostra. Mamma mia. Infatti penso di prendere la corazza spinata. Cioè la Tormail, appunto. Botte per loro. Questo e abbiamo detto la Tormail. No, partiamo dall'altro. Oddio, parto da questo invece per Vayne. Andiamo a fare questo che è assolutamente importante. Chiana, ci servirai dal drago. Vai, pusha quella wave e vieni subito dal drago, anche se pensi di non arrivare in tempo. Corri, corri. Ok, niente. Vabbè, siamo 4v4, ragazzi. Bella. Ha ultato Vayne, andiamocene. Aspettiamo che la sua ulti finisca. Ok, ok, possiamo girarci. Che adesso la sua ulti finisce ormai.
Facciamo questo stronzo. Drago nostro, che sei nei cieli, noi ora ti smiteremo. Mamma mia, ragazzi, GG. Amen. A posto. Hai ingaggiato bene, sei stato bravo. Sei stato un bravo sacrificio, Irelia. Quando Jarvan parla distrugge tutti. Vero, vero. Penso che dopo questo oggetto mi comprerò l'idra famelica. Perché tanto non hanno riduzione cure. Cioè in realtà hanno un po' di armor. L'armor dopo ce l'avrò io abbastanza. Sì, non avrò ancora Magic. Potrei comprarmi la Sterak, sinceramente. Però l'idra mi darebbe un altro po' di sustain. Perché dà 18% di cura lì, di lifesteal. Quindi non sarebbe male. L'hanno buffata infatti per questa cosa. Non sarebbe male. Adesso ci pensiamo. Rapid Rank 6. Ciao Neike. Io sul main sono Gold 3, ex Platino. Faccio il Platino tutti gli anni, quindi diciamo che sono Platino. Dopo questa Z Challenge, o comunque sia prima di finire la Z Challenge, incomincerò anche una scalata serie che magari alternerò, in cui proverò a fare il Platino il prima possibile per la live e forse un giorno anche il Diamond. Buonasera Neike. Sto arrivando, sto arrivando. Anzi no, vado da Vayne. Non mi stunni al mio stesso muro, puttana. Scappa! Sei nei guai, sei in pericolo! Ah, non devi fare il bait. Tanto io lo salvo. La Tormel è per Vayne Mastery. Mastery sta andando... Oddio, Mastery sta andando da Infinity. Fatto critico. Baron, raga, andiamo dal Baron. Irelia ulti ce l'hai? No? Quanti secondi ci ti mancano? Ok. Questa non la togliamo, non la togliamo, che tanto non ci vedono. Proviamo. Vai. It's the time. Non ci credo! Raga, non è possibile! Il Banos aveva meno di 900 HP e poi si è curato di 5. Cioè, guardate gli HP del Baron. Sono andati... Erano sotto i 900. Erano sotto i 900. Non ci posso credere. Erano sotto i 900. Ho smitato nel momento in cui è andato a 905. Guardate bene. Guardate bene gli HP del Baron. Com'è possibile questa cosa? Ma purtroppo non si vedono nella clip. Va bene. Cazzo, che sfiga. Porca puttana. Very unlucky. Dopo vi faccio rivedere. Madonna. Il Baron che si cura mentre smite. Ma questa cosa proprio buh. Quanto sono unlucky con gli smite in questa partita. Questo è proprio essere unlucky con gli smite. O meglio, loro sono sculati, non lo so, una delle due. Wow. Perché perdere due buff per queste cose del genere? Cioè. Un po' fa arrabbiare. E io lì che controllavo gli HP fissi ho detto, io ho 900 di smite, bene. È andato sotto 900? Sì, smite. 905, what? Baron ha lifesteal.
Il Baron ha fatto level up. Grazie, ci serve una mano. Scappa. Cosa volevate fare? Allora, che rect. Raga. Non ho lo smite a sto giro. Ovviamente. Ah. Stavolta non ce l'avevo lo smite. Jarvan l'indaivabile, minchia raga, li ho rectati male. Loro hanno, avranno anche culo con sti smite, però. Io so 19-4, quindi va bene. Ti piace giocare? Sì, l'ho giocato, mi è piaciuto molto. So già che mi piace tanto Cho'Gath. Mi piace però farlo tipo in delle duo troll. Tipo fare Cho'Gath Blitzcrank Bot è una cosa che adoro. Però nessuno vuole mai far. Vabbè, ci penserò io e Codice a barre, visto che lui è sempre... Ciao, ma la spina non ti avevo vista, buonasera. Buonasera anche a Nasty Spectre, a 93 e a SimoX. Qualcun altro vuole essere salutato? Mamma mia, dai. Salvati amore, oh, sono già messi insieme. Da quant'è che state insieme ragazzi? 23 minuti? Ottimo. Bravi raga. L'amore è giovane. Qualcuno che ha voglia di regalare una skin? Io Electro, te la regalo io. Quale vuoi? Ciao Katie. Ah, sicuro Fre. Cosa vuol dire sicuro Fre? Ma che skin è? Ma non esiste. Magari in un sogno, ma... Se mi dici la skin, intanto. Vediamo se si può fare. Io sono tutto damage, grazie. Io un piatto di pasta e un caffè. Allora vado back, compro questo oggetto fortissimo, mega. Anche se servirebbe riduzione cure per questi... Ma vabbè, ce l'ho già. Tutto io. Top storia d'amore. Io massaggio per dire, anzi. Fre, lo giuro che se tu me la regali urlo. Comunque Yasuo Blood Moon sarebbe il mio sogno. Guarda, lo farei molto volentieri. Il problema è che per regalartela dovrei aggiungerti agli amici. E per raggiungerti agli amici, dopo dovresti aspettare 24 ore, quindi niente, mi dispiace. Se non hai pazienza, non arriverà nessuna skin. Ragazzi, fanno il Baron. Sono in 4, Zix e bot. Dai, dai. Servirebbe una bella ulti qua. E ovviamente loro sono più forti. Beh, qualcuno l'ha ammazzato.
Va bene ragazzi, GGVP, ci portiamo a casa la S anche con questi smite del cazzo che non si riescono a fare, porca puttana. Però GG, dai, è stata una bella partita, mi sono fatto 20 kill, va bene. Unlucky, unlucky per questi smite, perché il Baron di prima è... Mo' adesso rivediamo la clip, no, perché mi sono incazzato. Non è possibile, fucking bastardi, che il Baron si sia curato. Mo' adesso lo faccio vedere se non mi credete, perché magari... Voi non stavate guardando, quello che stavo guardando io ovviamente è diversa. Intanto la S ce l'abbiamo. La S è di sfigato in questo caso, ma è sempre una S. Adesso vi mostro. L'S di sto qua non azzecca uno smite. No, non è che non azzeccate le smite. Dai, quella è stata proprio unlucky sfiga. Guarda, qua c'è stato il fight al drago. Purtroppo questo qua è stato proprio my bad, probabilmente. Quanto danno avevo di smite? 720. Qua avevo 720. Ok. E il drago aveva 735 dopo la mia Q. Io ho fatto Q smite perché ho detto vabbè, c'è tutta questa gente, Jinx gli ha fatto del danno, quelli stanno facendo il danno. 735 smite, vabbè, che sfiga. Poi dov'è il Baron? Qua c'è il Baron, ecco raga, mo guardatevi questa. Ma perché questa qua è top della sfiga. È stato un bellissimo fight e deve arrivare qui già Luca, ma tu non avevi ancora il fall. Guardate il Baron, vedete il Baron? Io stavo controllando la sua vita mentre fightavo la gente. 2000. Ok, io avevo 900 di smite, 900. Guardate la vita del Baron, raga. Ok, ammazzo Volibear e dico ok, beh, adesso faccio il Baron. Adesso faccio la Q sul Baron, tipo. Guardate. 890 smite, 905. Raga, l'avete visto? Oh, io ho visto 890, ho detto minchia, subito. Ho avuto dei riflessi assurdi per smitare a 890. E il Baron mi va a 905. Adesso lo rivediamo a una velocità ancora più lenta. Guardate. 0,25 per, ovviamente io lo stavo facendo tutta nella velocità. Ecco, guardate, io smito 905. Ma che cazzo è? E ben con 5 di vita mi fa la stit. Cioè, sta partita, raga, è davvero questo smite qua. Cioè, ma che unlucky è stato. Un bug bruttissimo. Ma com'è possibile che il Baron si curi? Guardate, 1400. Ah beh, si cura di 12 HP al secondo. Questa cosa mi è nuova. Sapevo che prendeva solo danno. Infatti effettivamente si sta curando qua. Cioè, guarda qua. 800, io smito. E la... e ovviamente il mio attacco base è più... Vabbè, vaffanculo sta partita del cazzo. Alt F4. Ma guarda te se mi devono succedere queste cose. Vabbè, però ci siamo portati a casa la S.